Amiche e amici di Rete 55, bentornati a Food Point, bentornati, siamo alle multisala Le Giraffe di Paderno Dugnano in compagnia di Rodolfo Pizzi, direttore della ristorazione del centro Le Giraffe. Innanzitutto ieri abbiamo visto un piatto tradizionale, ne vedremo uno anche oggi. Innanzitutto i complimenti, voglio iniziare così, perché stiamo riscoprendo, grazie a questo ristorante, piatti della tradizione italiana che non sono proprio tipicamente, insomma non si trovano dappertutto. Sì, in effetti poi sono anche quei piatti che non prepariamo più a casa, fondamentalmente. Sono quelle cose che magari vorremmo assaggiare, mangiare, che poi un po' per indolenza, un po' perché magari la vita comunque è abbastanza frenetica, non prepariamo più in cucina, nelle nostre cucine. Allora abbiamo voluto riproporle sperando di avere un buon riscontro. Benissimo, a questo punto oggi parliamo di trippa e direi di andare a vedere come lo chef Luca la prepara e poi c'è l'abbinamento col vino. Insomma, state con noi, Food Point! Eccoci in cucina, abbiamo anticipato ieri, ciao Luca. Buongiorno Michele. Anticipato ieri che avremmo parlato di un piatto della tradizione ancora una volta, una novità. Perché non è facile trovare in giro questo piatto che vedremo oggi, parliamo di trippa. Di trippa, oggi andremo a parlare proprio di trippa, esattamente. Come il baccalà, un altro ritorno alle origini, la trippa, visto che era proprio un cibo molto povero, che viene dallo stomaco del manzo, e andremo oggi a vedere come lo prepariamo. E oggi dobbiamo anche convincere chi magari guarda questo piatto, no, con un po' di puzza sotto al naso, cioè non è per tutti la trippa di fatto, diciamo, no? Che è una sfida che abbiamo fatto, anche perché i giovani quando vanno in macelleria spesse volte guardano la trippa con faccia un po' schifata. Noi vogliamo andare contro questa onda, vogliamo riproporlo, farlo assaggiare anche ai ragazzi e cercare di ingranare, di far scoprire che la trippa non è così malvagia come pensano. Assolutamente, anzi, poi la sfida è venire qui e provare questo piatto direttamente, eventualmente smentirci, però prima bisogna sempre provarla e vedere com'è. Vediamo quali sono le procedure che seguono questo piatto. Abbiamo già tagliato la nostra trippa, adesso andiamo a dargli una leggera sbollentata, abbiamo dell'acqua bollente, ci buttiamo un po' d'aceto, questione di 3-4 minuti, poi andremo a scolare e andremo a fare il nostro soffritto, anzi io partirei già quasi col soffritto. Qui facciamo un soffritto classico? Facciamo un soffritto classico con cipolla, sedano, carote e poi dopo aggiungeremo anche delle verdure a questa trippa. Negli anni la trippa era nata senza pomodoro, con l'arrivo del pomodoro dall'America praticamente è stato proprio aggiunto, poi dopo come al solito in Italia da nord a sud cambiano i valori, cambia la tradizione. Io nel nostro menù ho voluto proprio metterla con fagioli, patate e pomodori. Adesso ho abbassato leggermente la fiamma che stiamo scolando prima che bruciamo tutto. Quindi la vai a sfumare con il vino bianco. Abbiamo sfumato con del vino bianco, adesso andremo ad aggiungere le nostre patate che comunque abbiamo lasciato qua in acqua, abbiamo già tagliato prima per comodità. Comunque hanno una cottura abbastanza lunga, anche la trippa comunque, quindi non continua il problema. Eccoci qua. Anche in questo caso una cottura lunga di quanto tempo, grosso modo? Allora, qua siamo molto meno del baccalà, qua siamo sulle 2 orette circa, poi dopo comunque può variare di quei 10 minuti, quarto d'ora, comunque più o meno siamo sulle 2 orette. Siamo. Poi... tanti dicono che è sempre meglio mangiarli il giorno dopo, quindi non è un problema, non abbiate fretta a mangiarla, lasciatela riposare con calma. Ok, abbiamo messo le patate, andiamo ad aggiungere ancora il nostro pomodoro, come ripetevo anche l'altra volta, noi usiamo un pomodoro pelato. Andiamo a mettere... Ecco, il pomodoro pelato viene aggiunto dopo, ricordiamolo che negli anni prima veniva proprio fatto solo trippe miste con vari sapori, rosmarino, olio e adesso negli ultimi anni viene aggiunto anche il pomodoro, a me piace pure di più, poi ognuno ha i suoi gusti, non è facile accontentare tutti. Ok, aggiungiamo anche i fagioli. Ok. Ecco, alcuni usano il concentrato, noi usiamo i pelati, quindi poi ognuno sta un po' alla sua... Qua non troppo pomodoro come nel baccalà, il nostro piattino per l'impiattamento, usiamo la classica terracotta che si usava una volta. Niente, questi sono i nostri crostoni di pane che abbiamo già grigliato prima. Questo peperoncino ce lo metti adesso o lo metti mentre va?
peperoncino l'avevo già messo prima, ci siamo dimenticati di farlo vedere. Comunque di fatto è nella cottura. Nella cottura. Ah, un pizzico, proprio un briciolino, non deve essere invadente, è giusto per dare un po' di sapore al pomodoro. Ok, iniziamo un attimo per riscaldare, quasi pronta. Anche in questo caso un impiattamento tradizionale, molto Guarda, scenografico. Siamo sempre sul tradizionale, siamo proprio il ritorno alle origini, quindi non volevamo, abbiamo già altri piatti abbastanza innovativi, abbiamo provato un po' di tutto negli ultimi anni e questo qua quest'anno è proprio stato un ritorno che abbiamo voluto sperimentare, proprio una roba che era scomparso negli ultimi anni a Milano, sono poche, forse sono le ultime trattorie a Milano dove ripropongono ancora questi piatti e noi ci stiamo provando. Perfetto, allora a questo punto il piatto arriva in tavola, lo facciamo vedere a favore di camera. E tutto questo anche perché voglio togliermi uno sfizio, caro Luca. Via. Eccolo qui, via, e va, e arriva al tavolo e ci vediamo in sala con Marcello. A domani Luca, grazie. Grazie a voi. Siamo arrivati al momento di scoprire quale vino abbinare a questa straordinaria trippa preparata da Luca. Marcello, cosa ci abbiniamo? Allora, ci abbiniamo un rosso dei Poderi, vino maremmano, dell'azienda vinicola Barone Pizzini, leader nel settore biologico e vegano. Il rosso dei Poderi trae origine dalle uve sangiovese, è un vino morbido. Inoltre possiamo dire che anche dall'etichetta, una cosa particolare, si ispira alla maremmana, che è una resistente razza bovina da cui trae ispirazione, perché comunque addirittura quando stappiamo questa bottiglia, questo vino, emana calore. Ci troviamo su una gradazione alcolica di 14 gradi, è un vino luminoso, ecco, a tratti direi luminoso. Ha delle note di frutti rossi e un finale, ecco, di gusto alla liquirizia. Che cosa dire? È un vino che può essere accompagnato a piatti elaborati, ma è indicato soprattutto per piatti tipici della tradizione culinaria italiana. E stiamo parlando del top anche in questo caso. È un piatto tradizionale come la trippa, più tradizionale di questo, insomma, Marcello, un piatto che non è per tutti. Diciamo che è un piatto che è stato rivalutato negli anni, perché comunque seguiva anche la metodologia comunque di una dieta povera, ecco, come potrebbe essere il baccalà e così la trippa, rivalutato negli anni e oggi diciamo uno dei must della cucina italiana. Se vi abbiamo incuriosito nel corso di questa puntata non dovete fare altro che venire qui al Multisale Giraffe, in particolare al ristorante Legna e Brace Movies. Noi torniamo qui domani alle 13:10 su Rete 55. Grazie a tutti, grazie Marcello, a domani. Grazie sempre a voi.